Ciao, questo è un impasto fatto con un'idratazione dell'80%. È una farina di tipo 1 con un'aggiunta di cruschello bio. L'ho fatto ieri sera, ho fatto per 3 volte pieghe in ciotola con i 30 minuti di pausa, l'ho tenuto un pochino e poi l'ho messo in frigo fino a stamattina. Stamattina l'ho tirato fuori e tenuto a temperatura ambiente almeno 3 ore. Ora sto facendo, come vedete, 2 giri di pieghe. Faccio riposare tra un giro e l'altro prima di passare alla formatura. Quindi di ricette come questa sul canale ne trovate di simili con farina di tipo 1. E qui ho aumentato soltanto l'idratazione. Quindi ho messo 500 g di farina, una manciata di cruschello bio e 400 g di acqua. Ho messo in autolisi, ho messo quasi tutta l'acqua per l'autolisi, ne ho lasciata solo un pochino che ho aggiunto poi in planetaria piano piano. Bene, adesso una volta finiti i giri di pieghe, con delicatezza, scusatemi il cerotto, ma mi sono affettato un dito, vado a formare il filone, o se volete fate la pagnotta. Guardate com'è bello, ci sono, è molto bolloso, molto morbido e bolloso. Ora chiudo a filone e poi lo terrò ancora a lievitare, penso un paio di orette saranno più che sufficienti, perché vedete è anche pronto, forse sono anche troppe 2 ore, eh. Lo valuterò poi ad occhio. Mi aiuto con la semola e la metterò anche nel cestino. Ok. Nel cestino metto la chiusura in alto, sopra, in modo che quando vado ad infornare lo giro. Quando è così morbido, per infornare io metto direttamente e la teglia con la carta forno sopra e poi capovolgo. Ci metto la semola e poi copro con un telo, come al solito, eccolo qua. Bene, per la cottura vi rimando sulle altre ricette che ho nel canale e questo è il risultato di questo pane. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.